Vai. Seconda parte, parliamo della finanziaria, di livello nazionale, europeo in generale, come la vedi la situazione tu, anche dal punto di vista dei cittadini europei? Allora, questa finanziaria è stata voluta in parte dall'Unione Europea, perché per fare rispettare delle linee, dei principi allo Stato italiano in materia diciamo di debito, perché lo Stato italiano era sovraesposto in materia di debito. Noi abbiamo trovato diciamo, un regalino fatto dal professor Monti, che è stato un diciamo, partecipe illustre commissario della libera concorrenza, in cui si dice che i cittadini diciamo, esteri, in questo caso comunitari che hanno una residenza qui, dovrebbero pagare l'ICI per la casa che hanno nei loro spazi. Il problema dell'ICI. Sì. E su questo noi abbiamo dei forti dubbi di legittimità, tanto che nei prossimi giorni attiveremo un convegno e attiveremo l'Unione Europea per dirimere questa questione. Cioè, noi ci saremmo aspettati di più se ci chiedeva un contributo di solidarietà 10-15 euro per ogni cittadino comunitario residente in Italia, che più una cosa artefatta, artificiosa come questa. Quindi ci sono anche dei problemi, dei profili di anticostituzionalità di questa disposizione, anche a livello comunitario. Beh, io penso di sì, mo sto attivando le cose, perché questo è stato fatto nei giorni scorsi, ancora non ci sta, ancora non abbiamo chiesto. Comunque ci attiveremo, faremo un convegno in COPE, perché questo riguarda 1,5 milioni di cittadini comunitari residenti sul territorio. Quanti italiano. Stranieri ci sono a Mociano e nella provincia di Teramo? Allora, classificati. Beh, di cittadini stranieri ne sono 7.000 rotti, di cittadini comunitari ne sono la metà, un 3.500. Ma a Mociano? A Mociano ce ne sono una sessantina di cittadini comunitari, di stranieri 110-120. Differenza tra cittadini comunitari e extracomunitari, se la conosciamo, ce la puoi spiegare brevemente? Allora, cittadini comunitari si intendono i cittadini che fanno parte dell'Unione Europea, di quei 27 Stati. Sì. Per cittadino comunitario si intende i cittadini che risiedono in uno Stato di cui non hanno la cittadinanza. Mentre per esempio per un italiano quella si intende cittadino dell'Unione, non cittadino comunitario. Ah, ecco. La differenza. La differenza. E questa è regolata da alcune norme che sono di competenza dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha quattro competenze, quella della libera circolazione, della libera concorrenza, e in questo campo anche nella libera concorrenza ci sono dei problemi. Ne hai dette due, mancano altri due. Sì, ci sono altri due, gli extracomunitari. Vabbè, quelli non sono parte del bagaglio. No, quelli hanno una di natura, diciamo, giuridica del trattato internazionale. Bene. Senti. Regolate dalle Nazioni Unite. Avete visto? Questa è una lectio magistralis di Sandro, esperto a livello comunitario. No, tanto esperto no, ma comunque. Esperto no. Esperto no. Tu sei più volte anche in questa piazza, dai lezioni, anche se magari ricevi qualche segnale di. Possiamo parlare per esempio della libera concorrenza, di quella che si sta avvenendo nei prossimi giorni. Si parla tanto di liberalizzazione. E vi scorrendo, perché l'Unione Europea chiede che venga rispettato il dettame della libera concorrenza. In poche parole, ci ricordiamo i problemi che hanno i balneatori. I balneatori non hanno capito che debbono andare all'asta le concessioni. Questo è un problema antico. No. Parlano del consolidamento delle loro posizioni. I balneatori che hanno appunto la concessione demaniale o quant'altro e non accettano, che venga rimessa sul mercato. Questo. Poi ci sta un altro problema che abbiamo sollevato diciamo all'Unione Europea, e pare che sia stato recepito adesso dal governo di Monti, è di aumentare la competenza dell'autorità della vigilanza sulla libera concorrenza e di fare i ricorsi diciamo questa autorità contro gli atti che limitano la libera concorrenza fatti dagli enti pubblici. Sì, ma è un'autorità che funziona malamente, almeno da come so io. Sto dicendo loro, questo non era nei loro principi ultimamente, sono entrato con la nuova finanza. Benissimo, grazie Sandro, grazie delle tue relazioni di alto livello.